visto sicuramente la mia testa in tutti i municipi francesi, perché io rappresento quelli che sono gli ideali più belli, più vivi, più importanti della rivoluzione francese. C'era questo rituale che durava 2 ore, noi eravamo tutti in fibrillazione tutte le mattine. Un flacone di acqua di Colonia con una forma stranissima, e se la fece creare apposta da Jean-Marie Farina proprio per infilarla nello stivale, e tutti, non solo lui, tutto il battaglione doveva avere questo elisir di lunga vita. Donna bellissima, ha questo modo di parlare molto sensuale, questa cadenza che innamora tutti. È la poesia, la giovinezza, il coraggio, l'allegria, è tutto questo, ed è per il fratello la sorella prediletta. Quando Napoleone se ne andrà via, verrà costretto prima a Lerba e poi a Sant'Elena, lei prenderà le distanze da lui. Napoleone desidererà sempre averla vicina, in quanto voleva il figlio accanto a sé. E lei era una patriota, ha sognato da sempre, fin da piccola, che la sua nazione potesse essere finalmente libera. Quindi lei cresce, vive con il mito di questo uomo, di questo liberatore.